Amore. Iccio, buongiorno. Buongiorno. Senti, siamo qui alla trattoria dell'Abbondanza a Pistoia. Diciamo sulla sala, anche se te sei in un angolino anche più fortunatamente carino. Fortunatamente decentrato. Trattoria dell'Abbondanza da Via dell'Abbondanza. E vabbè, qui non c'è problemi. A parte non si sa se hai fatto rinominare te la strada. No. Questo si chiama Trattoria dell'Abbondanza perché nei tempi di carestia qui davano i viveri a poveri. E siccome ora siamo sulla soglia della povertà, io ridò vivere a poveri. Senti, e il nome invece Iccio? Iccio è un diminutivo di Patrizio, che nessuno mi conosce, me lo scanno tutti per Iccio. Perché dove c'è l'OVS, prima c'era la standa, e prima ancora c'era il bar Menici, il bar dei miei genitori. Siccome fra me e mio fratello ci furono 18 mesi, siamo nati praticamente in questo bar, lui non sapeva chiamarmi Patrizio, mi chiamava Iccio, è rimasto Iccio per tutti. Nessuno sa che mi amo Patrizio detto Iccio. Poi è un po' troppo raffinato. Ma sì, Iccio è meglio. Sì, mi piace. È più da trattore. Mi piace di più. Ti consideri un ristoratore? Un trattore, perfetto. Un trattore. Senti, sei di istituzione qui in centro, perché probabilmente sei il trattore che ha più anzianità, se si può dire così. E sei anche molto ricercato, non è che si può dire, però dagli stranieri. Io vedo che spagnoli, francesi cercano tutti questa trattoria dell'abbondanza e venga qui a mangiare. Come il merito, devo dire, insomma, è per delle guide, insomma, senza nulla togliermi, perché insomma, dopo 30 anni che faccio questo lavoro, molto probabilmente vuol dire che ho seminato bene. E allora siamo su tutte le migliori guide e gli stranieri, siccome, come giustamente ho detto te, noi siamo decentrati. Qui non è che lo straniero ci sbatte il muso, qui ci devi venire apposta. E allora, fortunatamente, tramite le guide, insomma, nel periodo che va da maggio a settembre, siamo pieni di stranieri. Senti, io so che hai un menù, diciamo, tradizionale storico, però poi tutti i giorni viene integrato da piatti del giorno. Infatti vedevo oggi, c'avevi gli spaghetti con le acciughe e il finocchietto, sì. Quindi a seconda, diciamo, anche della stagionalità. A seconda, noi seguiamo le stagioni. A seconda quando ci sono i funghi, quando c'è carciofi, quando ci sono gli asparagi. Seguiamo le stagioni e introduciamo quei piatti che un po' della tradizione, un po' fissi, e li alterniamo, diciamo. Teniamo i piatti fissi, quelli storici, come può essere il coniglio, il pollo fritto, le polpette, la fiorentina, e li alterniamo a seconda delle stagioni con tanti piatti. Teniamo le zuppe tipiche, facciamo il carcerato che pochissimi a Pistoia fanno, la minestra di farro, la farinata di cavolo nero. È vero che gli stranieri apprezzano, tant'è vero che c'è stato un grosso riconoscimento da una guida cinese, ci è arrivato, non so se tu l'hai visto nella fotofonia, Top Choice, hanno selezionato in tutto il mondo, siamo 4.800 ristoranti tramite questa guida cinese, quindi penso che incrementeremo quest'estate anche il turismo cinese. E se vedete avvicinarsi due cinesi, vi chiederanno dov'è la trattoria dell'abbondanza, ecco, diciamo, può capitare anche quest'estate a Pistoia. Dovrebbe sì. Allora, gli stranieri chiedono trattoria dell'abbondanza e i pistoiesi, o quando chiedono dov'è che si mangia bene, andate da Iccio. E invece dovrebbero specificare Iccio, trattoria dell'abbondanza. Tant'è vero, molti passano davanti e cercano un'insegna ipotetica Iccio, che non c'è, anche perché io ho avuto un altro locale a pochi metri da qui, un locale che si chiamava Il Ritrovo di Iccio. Per 10 anni ho gestito in Via dei Fabbri un locale che si chiamava Il Ritrovo di Iccio, e quindi è rimasto questo nome. Senti, e due piatti pistoiesi da consigliare secondo te? Sicuramente il carcerato, che è una zuppa con le parti meno nobili del vitello, trippa, lampredotto e 100 pelli cotti nel brodo e pane, e si chiama carcerato perché la vera storia del carcerato, dove a Pistoia prima c'erano le carceri, cioè dove tuttora ci sono le carceri, prima accanto c'erano i macelli. E i carcerati dalle finestre delle celle vedevano macellare queste bestie qui, e queste parti qui meno nobili del vitello le buttavano nel fiume, c'è un fiume che si chiama Labrana, le buttavano nel fiume. E dicevano, ma perché le buttate via? Datecela a noi. E gliele davano col pane vecchio. La vera storia del carcerato ora è un po' più raffinato, ma insomma
il succo di questo piatto è questo. E un altro piatto tipico è la farinata di cavolo nero, che è l'alternativa alla ribollita, sono gli stessi ingredienti, c'è la farina al posto del pane e poi lo sono l'ingrediente della ribollita. Abbiamo il nostro gnocchetto all'abbondanza, che sono gnocchetti di patate fatte con pomodoro e pesto, che non è un piatto tipico toscano, ma un piatto abbattantissimo. E poi fra i secondi c'è il baccalà alla livornese, il pollo fritto con le verdure fritte, sono piatti che vanno tantissimo. Che anche il baccalà è un piatto della tradizione, della tradizione pistoiese toscana. Se è fatto poi bene, insomma, è un piatto che si gusta volentieri. Allora, e vedo che l'apprezzano. Perfetto. E poi abbiamo tutti i dolci fatti da noi, tipo il vecchia Pistoia, che è una vecchia rielaborazione di una ricetta dei Medici, tipo la rustica, è un'antica ricetta toscana fatta con farina di Gran Turco e crema. Tutti i dolci fatti da noi, fatti in casa. Una cucina semplice però genuina e devo dire, insomma, digeribile, perché ci sono dei posti dove vai a mangiare e dici: Madonna, come ho mangiato bene. 3 giorni per digerire. Quando è che stabilisci se hai mangiato bene? Quando, se anche tu hai mangiato il fritto, la sera tu vai a casa e tu dormi. Ecco, la vuol dire che tu hai mangiato bene. Tanto in cucina non c'è più niente da inventare. Basta comprare la roba buona con gli ingredienti giusti. Perfetto. Allora, se vogliamo assaggiare un bel fritto alla pistoiese, vediamo da Iccio, che sicuramente ci darà anche qualcos'altro, però. Ciao caro, e grazie. Ciao, grazie a voi, ciao.